Allora, bentornati in questo nuovissimo video. Bello, bello, in questo nuovissimo vlog a questo punto. 3 giorni da solo devo stare perché i miei genitori sono partiti per un viaggio che devono andare a casa mio zio a fare un po' di cose. E mi ha lasciato da casa da solo perché devo badare i pappagalli. Ma dato che sono da solo e non so che cavolo fare, mi faccio, diciamo, faccio vedere cosa faccio in questi 3 giorni che loro non ci stanno. Prima di tutto facciamo un saluto al nostro migliore amico. Aiuto. Niente, devo fare compagnia ai pappagalli, devo aggiustare l'orologio, quindi non so se è già uscito il video dell'orologio oppure no, oppure devo ancora farlo il video, però non so quando farlo e non so quando pulirò sto video a questo punto. Vabbè, adesso non so che fare, mi hanno già preparato la cena per... Mamma, ha già preparato la cosa... Chi è Martella? A martellarti qualcos'altro. Mi hanno già preparato la cena perché io non so cucinare, questa è una nota dolente. Mi hanno preparato, guardate... Almeno stasera so sicuro che magno, anche perché io il melone lo amo assolutamente. E per i prossimi giorni, guarda, qua ho già aperto il prosciutto perché sono... guarda qua, lasagne che mi papperò in questi giorni. In questi giorni, o domani, non lo so, perché le lasagne è da una vita che le magno. Come va Pierre? A posto? Ok, video montato, in realtà era già montato di suo, dovevo solamente modificare qualcosa sulla timeline e aggiungere la musica che non l'ho messa perché il vociare era troppo basso, quindi l'ho rialzato qua e ho messo anche la musica di sottofondo. Allora, video del 23 si sta esportando adesso, dopo che ho finito questo lo carico su tubo e la copertina già ce l'ho pronta perché è molto bella, adesso faccio subito vedere. Allora, la copertina sarà questa qua, però la devo un po' modificare, anche se, allora diciamo questa cosa qua, c'è sta questo piccolo errore qua che non so come togliere e purtroppo anche se voglio rifare l'immagine è uguale, non posso farla perché non so fare più le mie espressioni così belle, così... fantastiche. Allora, prima di tutto non va bene la fotografia per la copertina. Ci sta già il casino dietro perché già mi organizzo per il mio casino che ci sarà. Non va bene perché adesso qua è in 18 noni, serve in 16 noni. Quindi adesso vado qua sulle impostazioni di Windows e con questo qua su proporzioni, bello, si è tutto sfocato, fantastico. Window screen 16 noni, tacchete. E già qualcosa sistemato, la metto centrata, anzi no, la metto leggermente esposta da qua perché qua voglio metterci una bella scritta. Allora, copertina completata, mi piace un pochettino perché ho messo veramente, sì, spoiler, perché questo, perché dall'ultimo video del 23 non pensavo di farne altri, invece eccolo qua, bella sta copertina. Ho cercato di prendere lo stesso colore del ventilatore in qualche modo, andando un po' a vedere qua sui colori. E ho scelto questo colore, vedi che qua posso scegliere tra il verde acqua e tutto il resto e ho cercato un colore simile al ventilatore. Ok, ho fatto tutto, ho messo il titolo, copertina, tutto a posto, ho verificato che l'audio fosse tutto perfetto, ho messo la schermata finale, adesso su visibilità andiamo su pubblico, scendiamo qua. Pubblica ed ecco fatto, il video è online, se non l'avete visto vi consiglio di andarlo a vedere che è molto carino. Adesso possiamo montare quell'altro video dell'app inutile. A proposito di app inutile, mamma mia, ancora non ho finito, guarda là, siamo a 24 minuti, sto video è durato 40 minuti e non ho neanche finito di montarlo perché questa parte qua, vedete qua sotto, ancora non c'è niente perché qua sotto devo aggiungere anche la musica in sottofondo, quindi devo fare un doppio montaggio e anche alzare, però dura veramente tantissimo. Io non voglio dire niente, ma guardate l'orologio che ore sono fatte. Cioè, era pomeriggio. Io ancora non ho neanche cenato. Perché, guardate, applicazioni inutile proprio. Inutile proprio. Che non mette manco a fuoco. Mamma mia. C'ho gli occhi rossi da quanto sto lavorando a sto computer. Non mi pappo un bel melone che mia madre mi ha sbucciato. Perché io non so fare niente nella mia vita oltre a questo di YouTube. Però, tanto mi godo un melone. Cioè, quasi luna. Cioè, non è tanto l'una, è mezzanotte passata. Comunque, magari non mi sgocciolo sul braccio. Il programma che utilizzo, Shotcut, mi è crashato oggi 10 volte. E non è che non ho perso niente. Pensa di fare tutto da capo, che due palle. Oh, continuo, però mi metto in camera. Perché si scappa a li devo fare dormire, giustamente. Il problema di quando fai un video è che non sai mai cosa
può accadere. Infatti mi sono addormentato mentre lo stavo esportando. Non ho finito di montarlo perché laggava troppo, quindi ho deciso di esportarlo, così lo edito manualmente e lo edito molto più veloce, e ci metto anche la musica in sottofondo. Buongiorno, e tu sei un verdone Puzzoli. La vuoi finire di urlare? Che ti sente da distanza con le porte chiuse? È Paquito? E ti piacere che è Paquito Pollo. Che fai? Pier? Pier? Allora, come configurazione di colazione, mi mangerò 3 biscotti gran giorno, uno sponsor, e questo coso proteico di mia madre, che tanto non ci sta, quindi me lo pappo io. Uno sponsor pure qua. Vediamo questo qua. E almeno... ah no, aspetta, ho sbagliato. Questo qua prima però va agitato. Ho dormito proprio male comunque, perché ho dormito scomodo con i vestiti, di come vedete anche adesso. Ho dormito male anche perché col computer là vicino ha beccato tutte le radiazioni. Non è la cosa migliore del mondo. Dato che non posso zupparli dentro una cosa qua, ma rimangono a parte. Questo è almeno grano, no, al mango, aspetta che c'è scritto poi. Mango e carcuma, curcuma. È buono. Allora, ancora non ho finito, solamente la prima parte. Mo però è 1:32, quindi è ora di far di mangiare finalmente. È il mio momento preferito della giornata, mangiare. Questo qua mangiamo le lasagne al forno. Quindi adesso le tagliamo. Mazza il casino, hanno fatto questi due con la gabbia. Per pranzo mi hanno lasciato le lasagne al ragù, queste qua, da fare al forno. Allora, io so come funziona il forno, però non so come si fanno le lasagne. So che praticamente sono intenti di scaldarle, però... mi sono bruciato col guanto, ma come cacchio è possibile? Tu cazzo dove vai? Ok, aspetta che... eccola qua, to! Guardala che bella! È un po' come l'ho cucinata, anzi come l'ha cucinata al forno a sto punto. È buona, però devo dire che quella fatta in casa è anche meglio. Dopo devo finire di montare il video della penutile. Devo registrare un altro video, devo pulire anche a casa, quindi guarda quante cose devo fare. Quanto cuoce. In questo momento mi sento molto Garfield. I miei tornano lunedì, non sabato, come avevo detto prima. Mi cascava qualcosa sopra. Vabbè, continuiamo sto montaggio perché devo finire entro sera, perché Dio buono, sta cosa è stata anche troppo, sta app inutile. E ancora manco finito, devo pure finirla, non è neanche tutta la registrazione. 40 minuti di registrazione e tutti i tagli sto a fare. Ci credete che sono le 20:05 anche dall'orologio del computer? Sono le 20:05 e ancora non ho finito di montare sto video? Perché a parte questa parte che va bella, posso tutto tagliare, ma qua ancora non ho finito neanche, perché devo mettere anche la musica in sottofondo e ancora non... ma chi c'è avuto tempo tutta la roba qua? Questo sta esportando ancora. Questo video qua dell'applicazione utile veramente dura veramente un botto. È così da tutto il giorno, Non è la prima volta che crasha sto stronzo. Mi si frizza pure il mouse. Guardalo! Io lo muovo il touchpad. Che programma del caise. Madonna delle madonna. Perfetto, ho finito di montare la prima parte, tutto il resto. Eccola qua, che se l'app inutile parte 1. Adesso questa qua dopo la caricherò su YouTube. Adesso però si è fatto un pochettino tardi, se vedete anche dalle lancette che sono le 10 in punto, e quindi è ora di mangiare. E vabbè, cosa mi riscaldo le lasagne di stamattina? Sì, ci papamo quello che resta.
perché la maggior parte, diciamo, anche off camera me li sono poppati perché avevo fame su sta lasagna. E adesso sono lo mangio adesso, casomai dopo mi prendo anche un bel gelatino perché me lo merito. Certo, mangiare lasagne erano più buone quando magari si è più anche l'acqua. Per farvi vedere la mia deficienza non saper cucinare, mi sono fatto preparare da mia madre questi bicchierini qua. Questi bicchierini qua sono pieni di sale, con la giusta quantità per mettere il sale dentro l'acqua. Come mi sono ridotto, perché non so fare i dosaggi. Una volta, tra l'altro, Pachito, dopo molto più tutte le pene le metto nel tuo forno. Una volta mi ricordo che ho voluto fare il caffè, è successo che ho messo il caffè e ho messo la caffettiera da sopra al fuoco. Peccato che ho dimenticato l'acqua e quindi non mi andava il caffè e si è sciolto il manico. Ma si tratta di quando avevo 8 anni, è successo questa cosa, provavo a fare caffè da solo come un deficiente. Allora, casomai, allora, il gelato mi è venuta in mente l'idea, però adesso sono le 23 e non credo che la gelateria sia aperta, quindi manco scendo. A questo punto, casomai, adesso metto a posto un po' la cucina che è un po' in disordine. Il video l'ho caricato, però non l'ho messo in privato perché mi manca la copertina da fare. E adesso ho messo a fare anche la stoviglie. Casomai prima vado a fare la doccia e poi metto a finire di montare il video dell'app inutile, così almeno ce l'ho pronto le prime due parti. E domani registro la riparazione di sto coso, che non mi ricordo se... Che bello, cioè sta lo specchio, così almeno mi posso riprendere perfettamente. L'orologio che è rotto, quindi devo smontare il meccanismo, casomai lo vado a ricomprare. Se no, prima provo ad aggiustarlo, poi casomai lo provo a... lo ricompro. E poi di là ci sta il ventilatore dei miei genitori, che è tutto polverato, quindi lo smontiamo, tutto il resto vediamo un po' come è fatto e lo puliamo perfettamente, quindi non sarà manco l'ultimo video, che comunque questi video sono già usciti, quindi sono cose che oggi... Questo video uscirà dopo tutti i video. Montaggio finito, ho fatto anche la doccia così ero più fresco. C'è solo un problema, che devo fare l'ultima parte di questa scena qua, perché praticamente non so perché, anche se faccio così, comunque la scena è tagliata male. Quindi vado avanti. E si blocca. Quindi devo fare di nuovo da capo sta cosa qua e niente. Comunque la parte 2 è pronta praticamente. Ma devo fare due video sull'orologio in questo caso e sul ventilatore. E vedo se riesco a pulire un pochettino la casa. E devo creare anche le copertine per l'applicazione inutile. Devo ancora vedere che cosa mettere, che cosa posso mettere come applicazione inutile, come copertina. Che alla fine è la cosa più difficile, anche creare le copertine per me, per quanto mi riguarda, che è sempre un casino trovare l'idea giusta per crearne una nuova. Va bene, ci vediamo evidentemente domani mattina. Buonanotte. Buongiorno amici miei. Adesso andiamo a fare colazione e poi ci vediamo subito al lavoro col computer, così ci togliamo subito noi il lavoro. Ora copertine fatte. Questa qua è venuta molto molto bene, la 1 e anche la seconda parte. Sono andato abbastanza bene, ci ho messo un pochettino a trovare la giusta angolazione perché non venivano bene. Poi, per quanto riguarda il primo video, questa qua è sempre sulla copertina, lo programmo, questa qua l'ho già programmato per il 15, quindi esce questo video, se lo siete perso, dovrò rivedere la schermata finale, l'ho messo, adesso lo salviamo e il 15 esce questo video qua, la prima parte dell'applicazione inutile. Detto questo, si è fatta una certa ora. È ora di cucinare, madonna sta illuminazione fa proprio schifo. È ora di cucinare, stavolta facciamo la pasta e vediamo un po' come non so cucinare per niente. Premessa, io non so per niente cucinare, non so cosa succede, ma prima di tutto fammi togliere tutti questi cavi della corrente qua in mezzo alle fiamme, perché non ho questo, intanto è il computer questo. Allora, faccio le penne rigate, il mio sponsor di Tre Mulini. Ho deciso di fare i sughi pronti, in questo caso anche io non lo so fare. Metà di questo, pesti, radicchio e speck, e metà e la panna. Si mette la panna dentro poi, che non mi ricordo se la panna la mette insieme. Questo è per me, per questo lo lascio fuori. Ah, comunque la panna non ci va messo su sto coso. Ho dovuto chiamare per farmelo dire, perché non so niente come vedo di cucina.
Non è venuta male. Decente, credo. Giusto perché so io, un altro tipo di parmigiano non è che mi fa male. Ma io fa male perché in teoria già è salata la pasta, quindi se metto altro parmigiano... Invece è proprio buona. Dato che io sono un animale, toh, mangio con cucchiaio perché con la forchetta ci metto una vita a raccogliere tutto. Oggi ho fatto i due video e poi si esco usciti sotto a coppo a prendere qualcosa per la colazione che è quasi finito qualcosa. E stasera abbiamo il gelato stavolta. Sì, però che sfiga, oh. Madonna del Carmine. Cioè uno vuole anche andare tipo, fare cose, fare più nuove, ma senza luce qua, che il sole se ne è pure andato. Come fa? Ecco. Bello che di là è tutto a posto però, eh. Lì è tutto a posto, non ci sono nuvole, tutte nuvole bianche. Però qua dove sto io, oh, ammazza e fortuna. Oh, comunque posso dire che non è durato niente il temporale. Tutto, guarda, già si sta asciugando. Vabbè, adesso ho iniziato a registrare il video del ventilatore, dell'orologio e poi vediamo un po' cosa fare. Ok, ho fatto proprio sia le lancette e gli orologi, sia fatto la spesa per stasera e anche per domani a questo punto, perché ho preso una pizza per stasera e i biscotti per la mattina, perché non c'è più un po' di biscotti, quindi ho fatto compre. Stasera io un po' se c'è un piatto gelato, non l'ho voluto prendere qua perché alla fine lo volevo prendere solo una volta e so perché io mi conosco il mio, quindi sono sicuro che me lo papperei tutto in 3 secondi se ci fosse una scatola. L'acquazzone che ha fatto prima ha fatto un bel casino, guarda dove sto camminando adesso. Bello, sono sempre comunque in pantofole. Io immagino la gente cosa pensa di me, della serie, ma questo che cavolo fa? Viene in ciabatte. No, io non ci posso credere. Ma basta! Io non ci posso credere! Meno male che sono andato subito dai cinesi a prendere questa roba e sono andato al supermercato, perché altrimenti veramente... Vabbè, adesso mi metto comunque a montare il video, sto montando il video, la camera è un casino e abbiamo anche un grosso problema lassù. È un grosso problema, quel problema è verde. Dopo aver comprato tutto il resto, tutto il necessario, e fatto anche la spesa, e ora sono le 9:10 e ora di cenare. Sì, sto video è un po' così strano che si mangia sempre, però è il mio, come ho detto, è il quando si mangia è il momento preferito mio, quindi mi piace ogni volta che è questo momento molto bello. Comunque l'orologio è fantastico, è venuto veramente bene. Poi voi l'avete già visto nel video, tutto il resto è ancora non ho ancora montato quel video. Molto bene, le lancette sono venute proprio bene. Sono proprio belle le lancette, comunque non mi aspetto. Cioè, una cosa, su Amazon due di quelli costavano 14 euro e qualcosa. Dai cinesi 2,90 euro, ma sono cavato. Anzi, 2,90 euro più 2,90 euro alla fine. Quindi neanche tanto, e funziona perfettamente, egregiamente. Vabbè, mi sto stancando con questa roba qua, è ora di cenare e ho fatto una bella spesa. Prima di tutto, voglio far vedere che cosa mangeremo stasera, anzi, che cosa preparerò stasera. Siete pronti? Alla facciaccia che mi vuole male. Ah, poi ho comprato un'altra cosa che... ho comprato per domani, perché sono un goloso di tutti questi qua, però li ho comprati perché non li prendo da una vita. Le gocce, da Conad, però ho preso le gocce, perché le gocce pavesi erano una scatoletta così piccola, invece questo qua. E un'altra cosa, mi accompagnerà anche il Fusti, che non ho mai bevuto in vita mia, il Fusti. Perché l'ho visto anche sempre da un sacco youtuber questo tè. Non l'ho mai bevuto in vita mia, lo proveremo stasera e vediamo. Cioè, da questa aranciata, la lanciata costava 20 centesimi in più e ho preso questo qua. Ma porca di quella. Ma guarda, non riesco a tirare dritta. Top, c'entra al millimetro. Al millimetro. Vai! Mm-hmm.
niente, proviamo un po' sta pizza. Vediamo un po'. Buona, ma mi aspettavo di meglio. C'è un po' sto fusti. È proprio buono. Dopo mi ha piaciuto gelato, guarda che è ancora proprio aperto. Mo sono 10:35. Domani dopo di tutta casa, il montaggio video devo lasciarlo per la sera. Casomai lo faccio solo stasera. Sperando che non piova proprio quando comincia a mangiare il gelato, perché pensa un po', vado là, mangio, sto per mangiare il gelato e comincia a piovere. Non mi immagino proprio la scena. E grazie. Ciao. Allora, ho preso mango, melone, assolutamente, melone ci deve stare, e tiramisù. Assolutamente non lo pio, tiramisù, o non pio proprio la cioccolata, ma stavolta ho avuto sgarrà, perché è da una vita che non lo faccio. Questo è un problema, ci vuole il cielo da una parte, ti chiama dall'altra, e come cacchio apro la porta? Niente, alla fine ieri quella giornata si è corsa là perché ero troppo stanco per montare i video e sono andato a dormire. Oggi casomai, anzi stamattina, tutt'oggi pulisco casa e domani mattina che torno questi metto a montare i video, non vado a fare così. Comunque sono una persona molto ordinata, sì sono ordinatissimo, molto ordinato, veramente tanto ordinato. È da una vita che non le mangio le gocciole.
Ok, dopo aver pulito la gabbia e tutto il resto, ho pulito anche un po' il pavimento, non ho registrato perché non ho ancora avuto voglia di lì. Ho pulito con l'aspirapolvere a mano, manco un robottino, e dopo devo passare il pavimento col mocio. Ho fatto la pasta di ieri, pensavo che cavolo fa. Comunque mi sa che adesso metto a registrare un altro video, un video diverso dal solito. E va bene così, yuhu, vai, grazie Shotcut, ti amo, grazie amico mio. Non mi spiega perché se io gli do play qua, sto coso mi lagga proprio tantissimo. Invece se vado sopra quello originale, proprio sul file di testo originale, dove cacchio sei finito, neanche mai ha fatto laggato. Wow, funziona bene. E allora perché mi laghi di là? Allora, diamoci sta pasta. Mi sembra pasta. Veramente proprio. Pasta e colla. Sembra veramente la Vinavil, quella che dà a scuola. Rigorosamente con il cucchiaio, perché io senza cucchiaio, cioè non riesco a mangiare la pasta. Buono, giusto un quantità di sale, grazie mamma. Domani sai un problema che non c'ho più sale. Domani proviamo a tagliare il melone da solo, vediamo un po' se ci riusciamo. Ok, ho finito finalmente questo video sull'orologio, alla fine è stato abbastanza semplice questo qua. E vedi, alla fine sono tipo pochi tagli, perché è talmente semplice questo video. Molto molto bello, adesso tocca solamente all'altro ventilatore e poi posso finalmente pulire il pavimento e poi andare a dormire. Ok, ho appena finito di passare. Spero che durante la notte si asciughi, perché altrimenti domani mattina faccio un volo per terra. Purtroppo adesso non c'ho il cartello giallo per mettere attenzione, pavimento bagnato. E niente, adesso aspetta, intanto adesso ti metti a fuoco però per piacere. Adesso svuoto questo qua dentro. No, anzi, non anche lo svuoto, questo qua lo tengo in bagno, perché tanto alla fine dopo devo fare anche dentro sto bagno. Ah, volevo dirvi che la mia camera è tornata un bordello, perché tempo di lasciare pagare un secondo fuori la gabbia, perché la devo pulire. Allora ho fatto la mia camera, perfetto. Ed è così che va la vita. Vabbè, buonanotte, ci vediamo domani. Ultimo giorno di permanenza da solo, perché oggi tornano i miei. Ora d'oggi ora devo fare il bagno e non sarà facile. Vabbè, intanto però andiamo a fare colazione, che adesso sono le 9:07 ed è ora di fare di nuovo colazione con i nostri magnifici biscotti buoni. Almeno stavolta posso godermi un po' di latte fresco. Probabilmente uno specchio con niente rispetto a come era prima. Comunque si è fatta anche mezzogiorno passato, l'una e 11. Non ho ancora pranzato e come promesso da ieri proviamo a tagliare il melone, che io non so più niente tagliare. Quindi vediamo un po' se ce la fa. Sono bene, forse. Mo' caso mi pulisco questo e vedo se riesco a tagliarlo, perché il problema è proprio tagliare le fettine. Un cucchiaio bello grande, questo qua. Devo scavare all'interno per togliere tutti i semi. Ma poi una cosa, ma questi semi in teoria non lo so, non ho più la idea. Ma servono per far crescere altri meloni? Oppure no? Che io non ho più la idea, come se. Cioè, amo il melone, ma non so come funziona proprio. Non è il modo per tagliare i meloni, lo so benissimo, perché mamma ho fatto di altro mezzo prima che me lo sono dimenticato. Io un po', se so bravo comincio a farmi da soli i meloni. Mi li pappo prima che rimaniamo tutti insieme in famiglia. Mi sembra la gondola, sono le gondole queste qua, sono proprio belle. Ho visto che c'è sto, che non ho mai provato, provo a fare anche le uova sode, non ho mai provato a farle. Oppure posso fare direttamente le uova in padella, però dopo si sporca tutto, cacchio. Poi ci provo lo stesso, provo a fare le uova in padella, vediamo un po' se ce la fa. Allora, ho deciso di prendere il tutorial qua, con sta cosa qua minuscola. Poi c'è chi gira l'uovo al tegamino in pentola, proprio come fosse una frittata. Sì, allora, come si fa? Uova di gallina fresche. Perfetto. Facciamo una padella. Saranno fresche secondo voi queste cose? Oh, aspetta, fammi prendere la nuova prima. Allora, non so qual è il migliore, ne ho preso uno a caso. Poi, che devo fare? Aspetta, piena la ciotola però, E dove stanno? Ma no, più grossa no, più... La ciotola là. Ma ci sta la ciotola, la cucina? Eccola qua. Vabbè, c'è stato Tom e Jerry sopra, quindi poteva mettere più valore. Allora, io non so neanche aprire... Ah no, prima mi lavo le mani, giustamente, perché in cucina si lavano sempre le mani.
Quindi, prima di tutto, non ho... come cacchio si fa? Uovo messo! Bello. E poi raccogliamo le uova in una ciotola. Uno, me ne basta uno di uovo. La padella dalle giuste dimensioni. Consiglio di dosare l'olio, vedete, versato. Ok, l'olio, mi serve l'olio. Mi sei distrutto l'albume, ma porca. A lei vengono benissime le uova, perché a me no? Guarda! Il bianco tende a prendersi molto velocemente. È intanto una frittata di uova, però miste, ma come che cacchio è? Non si deve formare, o comunque si dovrebbe formare una crosticina marrone solo... Dove sta? Mi mancano gli strumenti. Uso questo, in teoria questo è per le torte. Un'altra caratteristica è la duschità e la brillantezza che deve presentare il tuorlo. Mazza brillantezza, mi piace questa cosa. Anche a togliere facilmente, a staccare facilmente. Insieme abbiamo ripassato questa ricetta ormai vecchissima, però... Sta pure vecchissima, ma viene, ma viene, ma chi fede, ma guarda te! Grazie per l'attenzione, un bacio. Ciao, ciao, ma sono da. Sento già l'odore di bruciastro, ma... O sono pronte e non me ne sto accorgendo per niente. Sta pronto secondo voi? Secondo me è pronto. Abbiamo un piattino piccolino. Sembra un pezzo di terra, un pezzo di formaggio. A questo punto casomai me ne faccio un'altra. Magari forse riesce meglio. Mo provo a mangiare sto geoide. Questa è veramente cookie mama nella realtà. Io non ci posso credere. Empiamone un altro. Oh, te vuoi aprire? Io non ci posso credere, raga, veramente. Ma perché non si aprono le uova? Io veramente faccio veramente schifo a cucinare. Oh, ma che sta calmo! Stai calmo, zio! Oh, raga, io voglio dire, ma sembra schiuma! Più che un uovo sembra che sto cucinando sapone. Vabbè, intanto che sto coso frigge proviamo a mangiare l'altro. Proviamo ste uova. Sembra l'occhio della morte, quella di Star Wars, sta cosa. Proviamo un po'. Lo alzo perché sennò non lo vedete dalla telecamera. Proviamo un po'. Non è male. Ci manca il sale, però io sale non ce lo metto mai sulle uova. Non è niente male. Io so, così strano che per esempio il formaggio, come te lo metto dappertutto, lo metto anche sopra la pasta col tonno. Adesso sfogatevi qua sotto nei commenti, dimmi che non si fa. Non è veramente buono. Non lo so se è pronto. Un po', alziamo. Questo è bruciato. Adesso me lo spengo per sicurezza comunque, anche se ne è pronto. Insomma è più la salmonella se ne è pronto. Non lo so, perché ci ho messo troppo olio, quindi per questo è fatto con la frittura. Sotto è diventato nero. Buono sopra, sotto è in carbone. Mamma mia, si sente proprio che è bruciato. Mo vedo se riesco a registrare questo video, questo ultimo video. Sì, almeno, perché il telefono quello di giochi l'ho messo in carica. Non l'avevo mangiato mentre subito registra questo video, così sono pronto per editarlo subito. La casa finalmente è pulita, tranne la mia camera. E niente, mi sono dimenticato di fare la parte finale. Buono Matteo, non è vero? Niente, alla fine sono tornati i miei genitori verso le 5 le 6. Sono riuscito a fare il video che dovevo fare e uscirà anche in un prossimo video. Uscirà il video, secondo me, più bello, perché è da una vita che non li toccavo. È uno spoiler veramente grande che sto facendo. È una cosa che si mangia d'estate e sono belli freddi. Sono buonissimi. Io ve l'ho detto questo con un piccolo spoiler per il prossimo video, perché sono... Sai, forse la mia infanzia... queste cose. Vabbè, comunque spero che il video vi sia piaciuto. Fate ragazzi sapere cosa pensate anche qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se già l'ho fatto. Sì, ci sta il parco, è bello. Ho cambiato la maglia perché sono passati un sacco di giorni. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.